Salve popolo del web e bentornati sul canale con il DLC Ritorno a Jurassic Park. Allora, missione 7, Jurassic Park. Raggiungi un numero di visitatori pari ad almeno 800. Aggiungi Tyrannosaurus Rex al parco. Ok, quest'ultima cosa non mi sembra una buona idea. Potrei metterlo qui il T-Rex, anche se l'idea iniziale era mettere degli erbivori qui dentro, però vabbè. Ho già tutto questo spazio disponibile più questo recinto, perciò. Quanto scommettiamo che poi il T-Rex scappa? Io ormai mi aspetto di tutto in questo gioco. Nell'ultimo episodio con i compi non è successo nulla. E nemmeno con gli pterodonti. Ho sempre creduto in quello che Jurassic Park poteva diventare, ma ora non è più solo la visione di John Hammond, è anche la nostra. E questo contratto ci avvicinerà al nostro obiettivo. Ok, adesso un compi è malato. I dardi sono grossi. Quindi secondo me adesso se gli sparano come minimo esplode il poverino. Come pensavo, non riesce a prenderlo, è troppo piccolo. Cioè, guardate le dimensioni del... Vabbè, adesso è andato via. Però le dimensioni del dardo, insomma, come minimo sarebbe morto questo animaletto. Bravo, corri, scappa. Intanto qua procedono le ricerche per il T-Rex. Ah già, dimenticavo. Ho soltanto due tipi di recinzioni. Non ho il muro in cemento. Aia. Intanto pensavo di allungare il tour giurassico, farlo passare qui dentro, poi qui nel recinto dei compi, nel recinto dei dilofosauri e poi uscire di nuovo di qua. Direi che così è perfetto.
incrociando le dita che non accada nulla una volta rilasciato nel suo recinto. Dirigiamo verso la risorsa per il recupero. Signore e signori, abbiamo un problema catastrofico. I Velociraptor. I loro recinti sono aperti e i bunker di emergenza sono stati disabilitati. Sospetta un altro sabotaggio? Senza alcun dubbio, John. E dove accidenti è, Cabot? Pensa sia coinvolto, John? Neanche per idea. E lei? Non escludiamo niente o nessuno per ora. Saggia scelta. Questa volta dobbiamo bloccare l'emorragia, o almeno rallentarla. Sì, proceda. A qualunque costo. Abbiamo visto i rapporti. Senza giri di parole, quanto è brutta la situazione. Velociraptor violenti, predatori alfa, liberi nel parco, probabilmente a caccia. Sicuramente a caccia. E i nostri visitatori saranno le loro prime prede. Possiamo provare a sedarli. Sono d'accordo. E diciamo a John di chiudere il parco prima che si diffonda il panico. È troppo tardi, dottoressa Settler. Chiudere peggiorerebbe solo le cose. Non possiamo radunare le persone e creare bersagli più grandi. In più, Hammond non permetterebbe mai la chiusura del parco. Dove ho già visto e vissuto questa scena? Ah sì, era esattamente in questo posto. Allora li sederemo. Funzionerà. Ci sono ancora così tante cose che non sappiamo, ma con ogni tuo successo ne scopriamo di nuove. Fare un lavoro e farlo bene dovrebbe già essere una ricompensa, ma ho deciso di darti qualcosa in più. Spero ti piaccia. Avresti potuto fallire facilmente, ma questa volta il caos era dalla tua parte. Somministrare il sedativo ai dinosauri non ha funzionato. Accetto suggerimenti. Questi Velociraptor sono stati modificati, intendo geneticamente. Quindi sta dicendo che sono mutanti. Sono espressioni uniche di uno specifico ceppo di DNA di Velociraptor. Quindi sono mutanti. Chiunque sia il responsabile di hackeraggio e sabotaggio ha fatto in modo che fossero immuni al sedativo. Qualcuno sta attaccando Jurassic Park dall'interno. E lo sta facendo utilizzando i suoi abitanti. Allora è così che lo salveremo. Che cosa hai in mente, Ellie? Il T-Rex. Lo libereremo. No, non lo faremo. Il caos, Ian, non è quello che voleva? Ci ha già salvati una volta. Vorrà stabilire immediatamente il predominio, quindi andrà a caccia dei Velociraptor. Non in questo modo. John Hammond le ha detto a qualunque costo, e questo è ciò che dobbiamo fare. Un T-Rex. Odio questo posto. Signore e signori, le previsioni del tempo sono state aggiornate. Il livello di allerta protetta è aumentato. Signore e signori, a seguito del progetto, dai, fuori uno. Risorsa.
La prima volta che sono stato qui, John si è scusato per tutte le cose che non avevano funzionato. Ora sono nuovamente sull'isola, ma grazie alla determinazione con cui hai lavorato a quel contratto, nessuno si dovrà scusare. Questo dovrebbe aiutarti con i dinosauri. In futuro avremo bisogno di tutti gli strumenti possibili e di tutta la nostra forza. Stiamo andando verso la risorsa più recuperata. Trasporto risorsa in corso. Ci dirigiamo verso la risorsa per il recupero. La risorsa... Ci dirigiamo verso la mangiatoia. Nessun problema. Prendersi cura dei dinosauri richiede una certa ricerca. È ciò su cui si basa il parco. Questo contratto può esserci utile per imparare di più. Allora, chi c'era dietro il sabotaggio e il furto di dati? La Biosyn. È il mio unico vero rivale al momento. Dovevo fermarli prima che arrecassero ulteriori danni alla InGen. E ovviamente a Jurassic Park. Sapevo che non si sarebbero arresi al primo tentativo. Quindi la scomparsa di Finch faceva parte del piano? Non posso avere qualche asso nella manica anch'io, dottor Malcolm? Ah... Lei sta iniziando a piacermi, John. Quindi la Biosyn non è riuscita a corromperla, Cabot? Certo che no. Stavo cercando di raggirarli dall'interno per ordine del signor Hammond. John, come sempre, ci ha tenuti all'oscuro. Non rafforza molto la fiducia. Ma perché? Perché non si fidava di noi, vero, John? Le nostre precedenti difficoltà erano state causate da un infiltrato. Mi spiace, davvero. Ma dovevo assicurarmi che nessun altro fosse coinvolto. Capisco, ma perché Cabot? Sua madre è uno dei miei principali investitori. Ho sempre amato i dinosauri e mia madre ha investito nel progetto per me.
È stata una fortunata coincidenza che John stesse cercando una persona con le mie capacità. Vale miliardi. Ed è discreta. Chi l'avrebbe detto? Vero? Quindi non ti preoccupi per i soldi? Preoccuparmi? No. Diciamo che ne sono ossessionato. Per questo il giovane Cabot è una risorsa così importante. Perché aggiunge un elemento di avidità. La scienza e l'arte hanno sempre avuto bisogno del commercio, dottor Malcolm. Non possiamo cambiare la realtà. Eppure, cambiare la realtà è proprio quello che abbiamo fatto qui a Jurassic Park, John. E solo il tempo rivelerà l'entità del danno. O dei miglioramenti. Ellie ha ragione. Questo può diventare il luogo in cui le persone imparano davvero dal passato. Continuando a ripetere gli stessi sbagli. Non sono sbagli, dottor Malcolm. Questi dinosauri sono animali meravigliosi. Meritano la possibilità che stiamo dando loro. Meritano Jurassic Park. Solo il tempo potrà dircelo, eh? Non vale per ogni cosa? Esatto. Ogni cosa ha bisogno di tempo. E di soldi. Noi abbiamo entrambi. E ora il mondo ha un luogo, questo luogo, per ammirare queste creature meravigliose. Grazie a voi, i dinosauri sono tornati in vita. E anche Jurassic Park. O come direbbe il dottor Malcolm, abbiamo trovato un modo. Bene ragazzi, questo era il DLC Ritorno a Jurassic Park. Ora non mi resta altro da fare che aumentare di reputazione per sbloccare nuovi elementi di ricerca. Beh, io direi di concludere qui e ci vediamo con il prossimo gameplay.